stonga a caso là di Napoli. Ha chiamato sindaco per dare un messaggio e speranza a tutto il territorio. Dovevo venire perché per me è stata, per me ma soprattutto per Gennarino e proprio per Pulcinella come personaggio è stata una missione di solidarietà per la città di Casola di Napoli. Qual è la tua missione oggi? La missione è donare una speranza, donare un sorriso a queste persone, ma soprattutto ai bambini. I bambini che già hanno sofferto la didattica a distanza e adesso parecchi di loro sono in serie difficoltà dal punto di vista psicologico perché vedono i propri genitori a casa che piangono. E allora Pulcinella non ammette questo. Pulcinella vuole che ci sia la giustizia, ci sia soprattutto la speranza. Speranza che non deve mai morire. Allora il mio intervento è questo, per dire sti casa e vanno a battere e allora non sta bene. Fare in modo che ci sia la serenità in tutte le famiglie, soprattutto in questo periodo di pandemia. Tutto si sistemerà come è un po' quello che vuole proprio il Signore, no? La pace, la serenità, la gioia, e tutto si sistemerà. E adesso Pulcinella e Gennarino se ne vanno con la speranza che finalmente il messaggio di Pulcinella possa arrivare alle istituzioni. Casola di Napoli, circa 3.000 persone come abitanti. 3.900 precisamente. Esatto, quindi c'è il sindaco che ci dà il dato esatto. Sindaco, cosa sta succedendo qui? Allora, quello che sta succedendo è la situazione degli abbattimenti che ormai è conosciuta in tutta Italia, perché abbiamo avuto anche rapporti, contatti con il Consiglio regionale, con diversi enti parlamentari, siamo stati ricevuti a Roma dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega e da Forza Italia. Oltre alla politica io mi sto aggrappando in questo momento all'amico Angelo Iannelli, che rappresenta il Pulcinella della legalità, che rappresenta il sorriso, il Pulcinella, il sorriso nel mondo. Però chiedo a Pulcinella di portare in questo momento non solo il sorriso e la speranza, ma di portare anche una lacrima, la lacrima di tutti quei cittadini che a breve vedranno la propria abitazione che sarà demolita. Quanti casi ci sono qui? Nel comune di Casola abbiamo dai 50 ai 70 casi. Dovevo venire perché per me è stata, per me, ma soprattutto per Gennarino, 80.000 unità abitative. 70 provvedimenti di abbattimento circa solo a Casola di Napoli. Un dato, quante famiglie andranno per strada? Andranno per strada almeno 70 famiglie, 70 famiglie con rispettivi figli. E quindi parliamo di oltre 500 persone che si troveranno in mezzo alla strada. Quindi in questo momento di pandemia ci sarà ancora una crisi nella pandemia, ed è una cosa che io sto dicendo da qualche anno, ed è brutto vedere parlare con i propri cittadini e dire restate a casa, che la casa in questo momento è il posto più sicuro, e dopo qualche giorno ho dovuto notificare alla stessa persona il documento per l'abbattimento della propria abitazione. A questo punto la signora mi dice: sindaco, ma lei 2 giorni fa mi ha detto che la casa era il posto sicuro, in questo momento non è più sicuro. Io in quel momento come istituzione mi è crollato il mondo addosso, perché non posso fare nulla, sono inerme su questo, tutti i sindaci siamo inermi su questo. Un messaggio che voglio dare all'istituzione, voglio copiare una frase di una signora che ha detto quando siamo stati ricevuti a Roma. Dice: la procura ottempera solo la legge, quindi non è nemmeno colpa della procura. La procura ottempera la legge la fanno i parlamentari. Quindi il Parlamento, se vuole, come in 7 giorni ha mandato via un governo e ne ha realizzato un altro, potrebbe tranquillamente fare un decreto legare le ruspe almeno fino a fine pandemia, per poi discutere su come e quando e quali abitazioni da abbattere. Ripeto, parliamo di abitazioni di necessità, non di grande speculazione.